Daddy's Groove, Teammate Pulse. Ogni volta che sento la canzone di Daddy's Groove mi viene in mente che mi piace ricordarvi che stanno andando in onda le puntate di M2O e Tibiza su M2O TV, yes, che è il 158 del digitale terrestre. Questa settimana alle 16 e alle 23 ci sono le puntate, okay? Guai a voi se ve le perdete. E poi su YouTube, se cercate M2O e Tibiza, ci sono già le prime due puntate. Oggi caricheremo la terza. Sta avendo anche un discreto successo, abbiamo superato le 40.000, qua stiamo andando per le 50.000 visualizzazioni. Dai, anticipazione, chi c'è nella terza puntata? Allora, dai, la terza puntata è la puntata hippie, ok? Quindi partiamo dal Flower Power, intervistando l'organizzatore, il direttore artistico del Flower Power, Rossano, e poi cerchiamo di capire cos'è veramente essere hippie, perché tu sai che Ibiza è la prima, cioè prima delle discoteche, era l'isola degli hippie, perché gli hippie che si recavano a Marrakesh, okay, si fermavano a Ibiza per trascorrere l'estate. Ah, ok. E quindi sono rimasti lì, e tutt'oggi, nonostante ci sia, diciamo, sia un'isola completamente diversa, no? Ci sono tantissime comunità hippie, soprattutto nell'interno di Ibiza. Quindi loro vivono veramente da hippie, fanno sì, una sì, non, okay. E poi nella puntata, il bello della puntata, secondo me, è che c'è questa contrapposizione fra il Flower Power, quello che l'essere hippie in una maniera così un po' modaiola per una festa in discoteca, e quello che è l'essere hippie veramente reale. Bello. Vedetelo, bello. Dai, su M2O TV canale 158 del digitale terrestre. Ma guarda chi è venuto a trovarci questa mattina. Bonjour. È il momento di avere un po' di glamour un all'interno di del nostro programma. Lady Tabata. Buongiorno Leandro, buongiorno Pippo, buongiorno Simone, buongiorno Fiorella, buongiorno Italia. E la stella dell'Adriatico è sempre fuori, ma dimentica. Non ci porta. Ciao stella dell'Adriatico. Ti poveraccia. Allora, cara Lady Tabata, con te noi cerchiamo di capire chi è il personaggio che si è messo più in vista in questi giorni, in queste settimane. Oggi di chi parliamo? Vorrei tanto parlare stamattina di Federica Pellegrini. Ah, bene. Che ha cambiato allenatore anche. Ha cambiato allenatore, ma questa ragazza proprio non si dà pace. Cioè? Cosa fa Federica Pellegrini? Mangia il biscotto! Oi! Scusa, è testimonial. Ma no, perché dico, lei ha cambiato allenatore e questo lo sappiamo, però dichiara anche di cambiare spesso look in base anche ai suoi umori. Però sappiamo anche che cambia fidanzati, perché prima stava con Marin, poi sì, si è messo con il suo migliore amico Filippo Magnini. Sì. Adesso si vocifera che ha una specie di simpatia con il nuovo allenatore, che comunque Federica smentisce. Eh sì, ma sta ancora con Magnini lei, teoricamente. Appunto, no? Si vogliono sposare, avere figli. Nel 2016 si vogliono sposare. Non lo so, però sapete che cosa vi dico? Che secondo me fa bene, è una gran figa, perché è giovane, è un campione, è bella, è simpatica, e viva la vita, e viva l'amore, e viva Federica. Federica! E viva la Federica! Io però, guarda, ti dico una cosa, secondo me non è simpatica. Ecco, attenzione. Ma tu la conosci personalmente? No, lei non la conosco. Io neanche la conosco, quindi non è che sta parlando Leandro da Silva, attenzione. No, a me non voglio dire, non mi ispira simpatia vedendola nelle interviste. Ah, ok. Cioè, io non la conosco, però non mi ispira simpatia. Perché tu la vedi così androgena, forte, così perfetta. Vedo allora così? Ti... Andro che? Ma a me è sempre invece ispirato simpatia quando la vedo sui blocchi, sì, di partenza, simpatia, che sono piegati, che toccano le dita. Ho sempre pensato, adesso un colpo da dietro. Voglio io un colpo. Però no, da dietro, nel senso, una spintarella, capito? Ma Pippo, ma e non poi, puoi sempre. E poi scusami un'altra cosa, fondamentalmente. Sì. È bella Federica Pellegrini. Ti dico la verità. O è bella perché è famosa, perché è campionessa del mondo nuotatrice. Cioè, se Federica Pellegrini fosse la commessa della Conad, non sarebbe bella. Bravo, sono d'accordo con te, diciamolo. È vero, è vero. Sei d'accordo? Sono d'accordo con te. Cioè, non è che adesso il sorcetto che vince i mondiali, le Olimpiadi, diventa la più figa del mondo. Però poi che passa da Marina a Rosolino a tutto il sette bello, va bene, sono d'accordo con Lady Tabata. Ma sono fatti i suoi. Ma punto. Sì, sono fatti i suoi, perché in fondo la vita va vissuta, perché l'amore è meraviglioso, perché comunque lei non è. E anche proprio, perché non esistono più le mezze stagioni. E perché viva la vita, insomma. E viva la vita!
Grazie Lady Tabata, ci risentiamo settimana prossima per approfondire il mondo di altri personaggi. Viva la Federica! Grazie a voi, vi adoro. Bacetti, bacetti, ciao ciao. Oh, per anni Federica è stata la migliore amica di tutti noi, eh.